Ciao ragazze, allora nuovo video. Per questo video ho pensato di realizzare questo look semplice, anzi semplicissimo, back to school ma anche back to work, un make up molto veloce, portabile anche per tutti i giorni, occhi nude, base matte, pochissimo illuminante, che appunto si realizza in veramente 5 minuti con pochissimi prodotti. E per l'occasione ho anche utilizzato tutti i prodotti Essence che ho preso con i saldi. Infatti vedrete ben 3 diverse proposte per le labbra. La prima è quella in cui c'è questa combo della matita Ultra Last Lip Liner 02 Brick Dust insieme al Velvet Stick Matte Lip Color. La seconda lip liner 08 Red Blush insieme al rossetto Long Lasting numero 27, che ha questo colore molto molto scuro, ma sono sincera, è la combo che mi è piaciuta meno di tutte. Ed infine la terza proposta è semplicemente il rossetto che ho su adesso, ossia il matte numero 04. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel pollice in su, ed ecco quello che ho combinato. Ho idratato le mie labbra con la Dolce Lab al cocco di Alchemilla. Passo quindi al correttore, questo è nuovo, di Natura Verde in stick ed è il colore più scuro. Lo sfumo poi con la Mini Beauty Blender bagnata con l'acqua Evian su tutto il contorno occhi e sulla palpebra mobile. Come cipria utilizzo la Compact Powder di Sien, sempre con la Mini Beauty Blender. Il fondotinta è il Sephora Mineral, uno dei pochi fondotinta Sephora con buon inci. Con un pennellone grande inizio a tamponarlo ben bene su tutto il viso, ma anche sul collo. Dalla palettina My Must Have di Essence prelevo il colore numero 01 e lo stendo su tutta la palpebra mobile. Dalla Elegantissimi di Neve Cosmetics prelevo questo marrone e lo stendo sfumandolo nella piega dell'occhio. Con il marrone più scuro vado poi ad intensificare l'ultima parte dell'occhio, portando anche l'ombretto verso l'interno. Con l'acqua Evian, un pennello pulito e l'ombretto nero traccio una linea a modo eyeliner anche nella rima interna dell'occhio. La matita per sopracciglia è la Sien, con la quale definisco entrambe le sopracciglia. Per illuminare lo sguardo metto infine l'ombretto Essence numero 01. Il mascara è il Get Beat Lashes di Essence. Lo passo sia nelle ciglia superiori che naturalmente nelle ciglia. Per fare un leggero contouring utilizzo la Bronzing Powder di Sien e invece il blush è finalmente il Mosaic Blush. L'illuminante è semplicemente l'ombretto bianco di Neve Cosmetics. Per le labbra ho pensato a 3 diverse combo. La prima è la Velvet Stick di Essence con la matita marrone Long Lasting e il risultato finale mi piace tantissimo, soprattutto per il giorno. La seconda proposta è la matita rossa lip liner sempre Essence insieme al rossetto Long Lasting numero 27, naturalmente anche questo Essence, in promozione a 1,29 euro. E questo è il risultato finale. L'ultima proposta per le labbra è semplicemente il rossetto numero 04 matte di Essence. Cosa dirvi di questi prodotti? Mascara Get Big Lashes, che non riguarda i saldi Essence, ma me l'avete visto in un video che poi vi lascio qui sulle schede anche giù nell'info box. No, non mi è piaciuto tantissimo perché per fare ciglia un po' più voluminose ho avuto bisogno di un bel po' di passati, almeno questo waterproof. So che magari altri mascara Essence che ho provato anche in altri video mi sono fantastici. Riguardo gli ombretti ho usato questo qui che è il numero 01 dei Refill, che è fantastico e è l'unico ombretto di Essence ad avere un inci ottimo. Infatti ve ne ho parlato anche in un video specifico che vi lascio sempre qui sopra e giù nell'info box. Tra i saldi di quest'estate ho trovato il Mosaic Blush, che tutto sommato ha un inci molto molto buono in quanto non contiene dimeticone, paraffina. Anche il colore è bellissimo,
bellissimo, è il numero 10 e come vedete l'ho applicato su, è anche molto pigmentato, quindi questo super promuovo. Riguardo poi le labbra, la mia combo preferita è stata senza dubbio questa, ossia il Velvet Stick con la matita questa nude, che sicuramente andrò ad acquistare anche in altri colori perché sono fantastiche. Una combo che non mi è piaciuta tantissimo è questa, ossia la lip liner numero 08 e il long lasting 27, perché come vedete non è molto pigmentato, 4 passate si vede, rimane anche abbastanza cremosino, quindi non secca le labbra. Se tornassi indietro questo non lo riacquisterei, e questa matita sì, alla fine fa il suo dovere, però quella di prima, la long lasting, le long lasting sono molto migliori. E infine la terza proposta è semplicemente il rossetto matte numero 04, che è questo colore bellissimo e mi piace tantissimo. Naturalmente è un colore più strong, quindi magari da utilizzare solo in alcune occasioni, però abbinato anche con la maglia non è niente male. Bene ragazze, con questo è tutto, mi raccomando ricordatevi anche di volare al video quello dei saldi Essence, dove vi spiego bene tutti i prodotti con buon inci, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Un bacione, ciao!